Randoli non trovare spoiler, ma ci proveremo. Dopo che l'antica città di Xerxes venne distrutta, solo due uomini sopravvissero. Uno andò a insegnare la scienza dell'alchimia ad Amestris, l'altro la cura dell'alcaestria Shing. Molti anni passarono e il governo di Amestris cominciò ad assumere gli alchimisti come forza militare. Utilizzando cerchi di trasmutazione, gli alchimisti erano in grado di fare l'impossibile con materiali di ugual valore al risultato finale. Nel frattempo, nella piccola cittadina di Resenbul, Trish Elric crebbe due figli, Edward ed Alphonse, con suo marito Van Henheim. Ma un giorno Henheim se ne andò. Trisha si ammalò e morì poco dopo, lasciando Ed e Al alla vicina Pinaco e sua nipote Winry. Tristi per la perdita, i ragazzi cominciarono a studiare l'alchimia in modo ossessivo. Nel tentativo di resuscitare la madre, tentarono di praticare una trasmutazione umana. Ma a cosa equivale un'anima umana? Ci fu un incidente. Ed perse la gamba e per salvare almeno l'anima del fratello sacrificò il braccio per impiantarla in un'armatura a lui vicino. Ed vide inoltre un essere dalle sembianze divine in un'altra dimensione prima di tornare nel suo corpo. Capace di usare l'alchimia senza cerchio alchemico e munito di protesi automail, Edward cercherà un modo per recuperare il corpo di Alphonse, scoprendo poi che le risposte forse giacciono in un antico artefatto chiamato Pietra Filosofale. Divertitevi.